La vita è un dono della natura. Riflessioni di Pippo Picone sull'esistenza dell'uomo. L'uomo nasce, cresce e muore. Si dice che morendo continua a vivere eternamente senza corpo nell'aldilà. Da milioni di anni nessun ex vivo si è venuto a confermare ciò. L'immortalità si ottiene con i comportamenti morali e culturali. L'uomo è eterno con il proprio modus vivendi e del proprio pensiero. Papa Francesco è esempio di umiltà, con zero burocrazia né intermediazioni, consuetudini tradizionali della corte pontificia. Quest'uomo non morirà mai, perché sarà sempre ricordato dai posteri con giudizio positivo. L'eternità si ottiene anche culturalmente. Personaggi del Rinascimento che accorsero in sé tutte le forze positive alle quali si deve la cultura moderna, l'entusiasmo per la scienza e per il passato scientifico dell'umanità. Questi rimangono vivi su questo pianeta distrutto dall'ignoranza e dalla presunzione di alcuni uomini. Per finire, ricordo che l'uomo buono ed onesto è eterno nel ricordo dei parenti, degli amici, se ci sono, e da chi lo ha conosciuto. Rispettoso saluto a tutti i lettori di Regalpetra. Grazie, Sergiuzzo, cordiali saluti. Pippo Picone. Chiuso.